Sul piede di guerra i lavoratori forestali, da oggi sospesi, che si sono ritrovati in sit-in dinanzi la sede dell'azienda Foreste Demaniali in contrada Gibilabib per esprimere la loro rabbia e protestare per l'interruzione dell'attività di addetti antincendi a causa dell'esaurimento dei fondi finora disponibili su progetti gravanti su risorse del bilancio regionale e alla ancora non approvazione del finanziamento di altri progetti che vedono impegnati 151isti, 101isti e 78isti, circa 1.700 in tutta la provincia di Caltanissetta. Una decisione, quella della sospensione dal servizio a tempo non definito, presa dall'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste, è giunto come un fulmine a ciel sereno per i tanti lavoratori che hanno appreso la notizia solo sabato. Avvisare il sabato vuol dire che è già successo questa mattina, alcune operaie sono andate al candiere, perché non tutti hanno la possibilità o la voglia di avere un telefonino, un sms, un whatsapp a disposizione. E quindi la vigliaccheria di certe persone la paghiamo noi perché i 78isti che dovevano finire il 31 dicembre per avere i requisiti ridotti della disoccupazione, non completando le 78 giornate, perdono almeno 700-800 euro, oltre le giornate, oltre dei diritti e requisiti sociali ai fini contributivi. Quindi queste persone sono le prime a perdere tantissimi soldi e diritti sociali. Anche perché già è idea da parte dell'azienda che quando piove ce ne dobbiamo andare a casa. A questo punto noi non ce ne andiamo a casa, manco se cadono gli alberi addosso a noi, perché noi dobbiamo completare le giornate. Qual è l'intenzione del governo regionale sui lavoratori forestali? È facile attribuire sempre alla volontà che siamo tanti, ma non è così, perché abbiamo dimostrato con numeri e le soluzioni opportune per dare la possibilità di essere stabilizzati e dare corso a un territorio che sta cadendo a pezzi. Perché non utilizzare i lavoratori forestali tutto l'anno? Quali sono gli interessi che impediscono questa semplice soluzione? Io credo che non sia normale fare lavorare i lavoratori 4 mesi, 6 mesi e poi stare a casa e vedere il nostro territorio che cade a pezzi, e lo stiamo vedendo ogni giorno che passa.